Allora, Presidente, che cosa si presenta questa mattina? Ma si presenta, diciamo, quello che è un po' un'informazione alla città, al pubblico, di quello che saranno, anche se in modo schematico, gli interventi e una corretta e giusta informazione su questa grande infrastruttura che si realizzerà presto a Firenze. Riassumendolo in qualche punto, quali saranno i principali cambiamenti che riguarderanno il Vespucci? Ma una nuova pista, più sicura, più lunga, che consente atterraggio di aerei più grandi, con assolutamente ridottissimi problemi rispetto ai dirottamenti al vento che sono oggi, e poi successivamente anche un nuovo terminal, quindi di fatto un nuovo aeroporto assolutamente nuovo, costruito mentre ancora l'altro continua a funzionare. Ecco, lei in mano ha una specie di kit, diciamo. Che cosa contiene questa scatola? Ma questa scatola, al di là di una brochure, un'informazione tecnica più in dettaglio, contiene anche un librino a fumetti dedicato ai piccoli, ai giovani, ai piccoli, per dare una corretta informazione anche con un taglio, diciamo così, adatto ai ragazzi, che poi sono quelli che in futuro dovrebbero, diciamo, essere i grandi utilizzatori di questo aeroporto. Ultima domanda, per quanto riguarda, diciamo, i servizi pubblici, il nuovo aeroporto come interagirà? Con tranvia? Beh, la tranvia entrerà praticamente quasi dentro l'aeroporto e poi continuerà in direzione Sesto, quindi un'interazione assolutamente perfetta sia per i passeggeri che per l'infrastruttura. Per quanto riguarda lo sviluppo del nodo, cambierà la viabilità e quindi, diciamo, non è solamente dovuto all'intervento dell'aeroporto, ma a tutti gli altri interventi che si stanno concentrando. Il progetto di viabilità dovrebbe finalmente, diciamo, consentire un accesso a Firenze ordinato.